Cominciano a essere veramente tanti i VIP contagiati dal coronavirus e uno degli ultimi è uno dei pilastri della TV. L'annuncio è arrivato lunedì mattina dallo stesso conduttore dopo che la voce era iniziata a circolare sul web. Volevo essere io a dirvelo. Ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l'affetto e l'interessamento. Il messaggio del mitico Jerry apparso sul suo profilo Instagram. Ora, poco dopo questo post, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera e parlato delle sue condizioni di salute. Sto abbastanza bene, ha raccontato Jerry, 64 anni, e la prima cosa che desidero dire è che voglio essere davvero vicino a coloro che in questo momento sono malati di Covid. Forza e coraggio, non mollate. Continua dopo la foto, per farvi vedere quanto sono vicino a voi, me lo sono preso pure io, ha aggiunto con la sua solita ironia. Ma poi è tornato serio, purtroppo temo che prima o poi ce lo dovremo fare tutti, anche se tutti noi pensiamo che non ci capiterà mai. Jerry ha poi rivelato di non avere idea di come sia avvenuto il contagio. Sono stato rigorosissimo, ha spiegato, in famiglia siamo al limite del paranoico. Continua dopo la foto, non vedo gli amici e non vedo perfino mio figlio. Ho fatto il tampone perché lunedì sarei dovuto andare a Roma in treno per registrare Tossico e Vale, se naturalmente noi dobbiamo stare controllati, quindi sabato mattina ho fatto il tampone e sono risultato positivo. Oltre a essere giudice nello show del sabato sera, Scotty è anche al timone di Caduta Libera e Chi Vuole Essere Milionario. Continua dopo le foto, al Corriere ha detto anche che continuerà a lavorare, ma a distanza in attesa di sconfiggere del tutto il coronavirus. Comunque non mollo. Registro da casa e ribadisco a tutti, prudenza a chi non ha il Covid e coraggio a chi l'ha preso. E sulle sue attuali condizioni, invece, se non ci fosse il Covid avrei pensato a una influenza, mi sento le ossa rotte, ho un po' di febbriciattola, mal di testa e un po' di tosse, ha detto ancora, descrivendo i sintomi del virus. Direi che sono fortunato. Se me lo faccio così il Covid è decisamente sopportabile.